video top. Oggi per le mie 5 chiacchiere sul divano ho come mia ospite Manuela Dago, fondatrice insieme a Francesca Genti di Sartoria Utopia. Benvenuta, benvenuta Manuela. Benvenuta Cristina. Sono molto contenta di averti su questo, in questo mio salotto virtuale, perché le cose che cucite nella vostra sartoria mi piacciono moltissimo. Raccontaci un po' com'è nata l'idea di questa casa editrice e del nome, che è sicuramente già molto significativo. Sartoria Utopia è nata nel 2012, quindi ormai quasi 10 anni fa, a Milano, dove io abitavo e dove Francesca vive tuttora. Io e Francesca ci siamo conosciute in ambiente appunto poetico, perché entrambe scriviamo e quindi partecipavamo a reading o slam poetry, insomma ci sono state diverse occasioni per incontrarci, per conoscerci, e diventiamo subito amiche. E da lì, un po' dalla nostra amicizia, un po' dal desiderio di creare qualcosa di nuovo e di diverso, che avesse in sé tutte quelle che sono un po' anche le nostre caratteristiche, il nostro modo di fare, di scrivere e di fare arte, diciamo, è nata Sartoria Utopia. Quindi mescolando un po' sia il nostro stile personale, sia quello che noi avremmo voluto vedere, diciamo, nell'editoria, in una editoria nuova. Sì, infatti, perché è una casa editrice, ma non è una casa editrice classica che produce soltanto libri, e soprattutto anche i libri che produce hanno delle caratteristiche ben precise. Io posso vantare di averne almeno uno nella mia libreria e ha innanzitutto una copia numerata, quindi ci sono delle cose molto particolari che voi fate. Sì, perché noi facciamo, i nostri libri sono quasi tutti realizzati a mano, cuciti a mano, in copie, in tirature limitate, che variano dalle 100 alle 200 copie, quindi sono oggetti preziosi perché ognuno è diverso dall'altro, essendo fatti a mano, e sono per lo più, diciamo, libri di poesia, anche se insomma ci stiamo aprendo anche ad altre cose, tra cui poco tempo fa abbiamo pubblicato un mazzo di tarocchi, perché Francesca è una studiosa dei tarocchi e abbiamo voluto, ecco, abbiamo voluto ricreare gli arcani maggiori, di cui mi sono occupata io attraverso la tecnica del collage. Ovviamente il mazzo è accompagnato anche da un libretto dove Francesca spiega appunto questi arcani. Però non solo questo, perché abbiamo fatto anche altri tipi di pubblicazioni, per esempio una collaborazione con altre poetesse, dove ognuna di noi ha prodotto delle cartoline postali, quindi di mail art. Sì. Quindi c'è tutta questa grande commistione di generi, non solo poetici, ma anche che hanno a che vedere con l'arte visiva. Quindi. Certo, che tra l'altro trasferite anche attraverso una serie di laboratori e di corsi che voi organizzate. Esatto, perché poi queste, appunto, queste nostre, chiamiamole così, abilità e questi nostri interessi, cerchiamo di diffonderli a chi appunto ci segue, a chi ha voglia di condividere con noi queste esperienze, diciamo così, e quindi organizziamo laboratori di scrittura creativa, e io mi occupo della parte, diciamo, più visiva, legata appunto al collage in questo momento. Che tu chiami E io poesage, chiamo vero? poesage perché è una contaminazione tra appunto la poesia e il collage, che poi prende ovviamente, nasce dalla poesia visiva, non è una cosa che ho Certo, inventato io, no. assolutamente non mi sognerei mai di dire una cosa del genere. Però appunto è comunque una specie di, come dire, esperienza di noi stessi che facciamo attraverso appunto questa commistione di parole e immagini che, incontrandosi, creano dei nuovi universi di senso, perché la parola e l'immagine si arricchiscono in qualche modo a vicenda. Certo. Adesso abbiamo appunto in programma, da febbraio, i weekend utopici, dove faremo appunto dei laboratori online. Il periodo quelli consente. Periodo esatto ci consente solo questo, e comunque noi insomma ci diamo da fare, Certo. ce la mettiamo tutta. E appunto partiamo dal 6 febbraio con un laboratorio sulla poesia amorosa e sul
appunto collage dedicato proprio al bigliettino amoroso, trovandoci nel mese di San Valentino. Innamorati, certo. Iniziamo appunto con questo. E poi invece al 20 e il 21 febbraio un laboratorio invece sui tarocchi, quindi sulla lettura dei tarocchi, di questo si occuperà Francesca, mentre io mi occuperò dell'ultima parte, che è quella proprio di realizzare un arcano personale, cioè il proprio arcano personale attraverso appunto la tecnica del collage. Quindi, viaggiamo in questo mondo appunto tra arte, artigianato, anche antiche scienze, no? Un po' di magia, quindi questo mondo... Beh, in qualche modo diciamo che... più che altro per quanto riguarda i tarocchi e anche l'astrologia, che sono due materie di cui si occupa Francesca, che studia da tantissimo tempo, possono venire utilizzate, scoperte, utilizzate da chiunque, anche proprio per trarre ispirazione, per scrivere, per affrontare qualunque cosa, ecco, a livello anche artistico, più che non si tratta di laboratori di divinazione, immagino, infatti. Sono tutte occasioni per trovare momenti creativi, e questo è assolutamente meraviglioso, perché non ci accorgiamo di quanti spunti abbiamo e ci circondano. Esatto. Ma un'ultima domanda prima di salutarci. Oggi scrivere poesie sembra certe volte in contraddizione, no? Un po' coi tempi che viviamo, dove sembra che lo spazio alla parola poetica, in uno spazio molto urlato invece, che è quello che sempre ci circonda, sia appunto quasi obsoleto. Invece ha senso scrivere poesie? Invece va forse ancora più senso, proprio per i motivi che appunto tu hai appena detto. Sicuramente poi noi ci rivolgiamo molto alla poesia, ci piace anche andare a cercare, a scoprire dei nuovi autori. Nella nostra idea c'è anche la riscoperta di vecchi autori che magari sono un po'... Certo. Infatti tra i nuovi progetti che abbiamo c'è anche questo lavoro, un po' di andare a ricercare indietro nel tempo. E comunque poi, come un po' ti dicevo anche prima quando ci siamo sentite, una cosa nuova che noi tra poco ci rivolgeremo anche, diciamo, per quanto riguarda la pubblicazione di racconti lunghi, quindi stiamo per aprire anche una nuova collana del racconto lungo, che si chiamerà L'ora d'aria. È appunto abbastanza enigmatico come titolo, infatti, che rende molto l'idea di che cosa per noi rappresenta la scrittura, comunque, di là della collana in sé, e sicuramente questo poi viene trasportato anche nella poesia. Perfetto. Manuela, ti ringrazio, ti devo salutare perché ovviamente i nostri 7 minuti sono proprio solo 7. Grazie, e speriamo di risentirci per altri progetti che avete in programma. Grazie mille di essere stata mia ospite. Grazie a tutti e grazie tante a te, Cristina. Ciao. Ciao. Ciao.